Ti chiami? Daniela Ciccio. E dove siamo in questo momento? Siamo al Congresso Internazionale di Cucina in Città Golose, che si tiene a Milano ogni anno. E qual è il tuo mestiere? Io sono una cuoca, non lavoro in un ristorante perché non ho un ristorante mio, faccio soprattutto formazione e ricerca. In che cosa sei specializzata? Sono specializzata in cucina a base vegetale, quindi cucina vegana e sia cotta che cruda, quindi anche in turismo. Ecco, la parte del punto, come sappiamo benissimo, dei vegani e dei crudisti in ambito ristorativo è sempre vista un po', oddio, ma chi sono questi vegani? Cosa mangiano? Dove le prendono le proteine? I soliti luoghi comuni. E siamo qui con te invece per raccontare meglio il mondo che c'è dietro le scelte di una persona che diventa vegana fondamentalmente. E la tua storia, raccontaci un attimino il tuo percorso, quindi come sei diventata a essere vegana? Allora, sono sempre stata molto golosa, fin da ragazza, mangiavo di tutto, le cose classiche, i dolci classici. Quando mi sono avvicinata alla laurea, perché studiavo architettura, ho scoperto per caso una scuola di cucina macrobiotica e cucina naturale, che aveva anche un ristorante, quindi ho subito toccato con mano le potenzialità di questa cucina, perché era una cucina in realtà molto appagante, oltre che salutare. Da quel momento in poi ho cominciato prima per piacere mio personale, poi con gli anni l'ho fatto diventare una professione, un lavoro, questo tipo di cucina. Quindi sono partita studiando per me stessa, perché dovevo stare meglio, perché mi piaceva quello che mangiavo e che imparavo. Però con gli anni, diciamo che ho deciso di proprio di cambiare ambito, perché non mi trovavo bene nel lavoro che facevo, mentre mi trovavo sempre meglio a pensare che mi sarebbe piaciuto comunicare anche agli altri questa enorme potenzialità che ha la cucina vegana. Che poi tu non hai fatto degli studi all'inizio che ti portassero alla cucina, hai fatto tutt'altro, esatto. Raccontaci. Quindi io arrivo da tutt'altro ambito, ho fatto liceo scientifico, ho fatto architettura, vabbè, mi sono specializzata in architettura del paesaggio, quindi mi piaceva molto lavorare con il verde, con le piante, con i fiori. Infatti già lì avevo cominciato a studiare anche l'utilizzo in cucina delle piante, quindi già cominciava qualcosa a nascere. Poi però ho cambiato completamente. E poi infatti più avanti ti chiederò, insomma, come hai usato la tua esperienza paesaggistica all'interno dei tuoi piatti. Ma nel frattempo quindi tu sei diventata vegana per motivi salutari? Sì, fondamentalmente per motivi di salute. Okay. Poi in realtà mi ha sempre messo un po' di tristezza l'idea di nutrirmi di esseri viventi o di sfruttare gli animali, quindi c'era anche la componente etica, era un po' tutto un insieme, e a questa si legava anche l'aspetto ambientale, l'inquinamento, cioè lo sfruttamento delle risorse. Diciamo che era tutto un insieme di cose che non mi piacevano nel modo in cui si mangia normalmente, la stragrande maggioranza delle persone, almeno in Occidente, mangia. E senti un po', come mai nel nostro settore, quindi alberghiero, ristorativo, i vegani sono visti, vegani, crudisti, comunque questo mondo è visto un po' come dei rompiscatole? Secondo me perché c'è molta paura del cambiamento, le cose soprattutto in Italia, piace mandare avanti le cose così come sono, cioè con la scusa della grossa bagaglio di tradizioni e di cultura gastronomica che abbiamo, in realtà questo fatto viene preso secondo me un po' come scusa per rifiutare un cambiamento che di fatto è in atto e che è inarrestabile. Cioè il motivo di base secondo me è la paura di non poter utilizzare più le proprie conoscenze, di dover cambiare completamente, di non essere in grado di far fronte al cambiamento. Insomma, il cambiamento fa un po' paura a tutti, bisogna fare un piccolo sforzo sempre per affrontare il cambiamento. Nel caso dell'alimentazione si tocca proprio sul vivo una questione che è molto cara alle persone, cioè cambiare alimentazione è come un po' togliere la terra sotto i piedi a una persona. Cioè, c'è un legame strettissimo con la fertilità, con i corpi, cioè, non si parla solo di cambiare quello che si mette in bocca, vuol dire cambiare proprio anche il modo di pensare. Certo. Le cose.
E tu sai benissimo che io ho a che fare un po' con il mondo della formazione in generale, sia con le varie associazioni di categoria, sia poi con i ragazzi, studenti, futuri metri, cameriere, F&B del settore. E appunto c'è questa visione dove appunto sono i vegani aggressivi, rompiscatole che ti puntano il dito contro, e oppure che l'alimentazione vegana non è completa. E cosa puoi dirci a riguardo, anche un po' per assicurare? Sono le obiezioni che ho sentito anch'io dai ragazzi, perché alcuni si aggrappano appunto alla questione salutistica, nutrizionale, altri si aggrappano all'aspetto estetico o all'aspetto etico. Secondo me anche questi ragazzi sono un po' intimoriti, perché arrivano da ambiti familiari e da contesti in cui viene comunicato fin da sempre l'idea che le cose così sono e che non c'è alternativa. Invece così non è, per fortuna poi ci sono alcuni ragazzi che subodorano, intuiscono che in realtà informandosi qualcosa si scopre e qualcosa si può guadagnare di positivo, cercando di almeno sforzarsi di conoscere le cose, no? E come tutte le diete, le alimentazioni, basta conoscere come regolarsi, e quindi di conseguenza non manca nulla se sai informarti e alimentarti in modo corretto. È la conoscenza, poi non è neanche così fondamentale coinvolgere un nutrizionista, soprattutto se si parte da uno stato di salute nella norma. Cambiare alimentazione e diventare vegani non è una cosa che comporta la conoscenza nutrizionista di un medico, assolutamente. Invece questo è un messaggio che purtroppo vedo passare ultimamente, cioè che sì, cambiare alimentazione si può essere consigliato, però è fondamentale la consulenza di un medico. Non è vero, perché ci sono popoli interi che da millenni si nutrono in maniera praticamente vegana, dai lattanti, non dai lattanti femminili, perché il lattante è il latte della mamma, quindi non è vegano, però appena almeno è biologico, diciamo. Esatto, l'alimento più naturale. Però dal momento dello svezzamento fino alla tarda età mangiano naturalmente vegano, pure da millenni mangiano questo modo. Nessuno si sognerebbe mai di avere un medico di famiglia che gli prescrive che cosa mangiare e soprattutto in quale quantità. Quindi c'è anche da questo punto di vista, secondo me, un po' una campagna e di disinformazione e di terrorismo. E invece io vorrei che le persone capissero che la propria salute vegana è in mano alla persona, non al medico di fiducia, non al nutrizionista. Noi abbiamo il potere, attraverso la conoscenza e la curiosità, di fare della nostra salute il nostro tesoro più grande. Noi però non dobbiamo delegare agli altri. Invece in Occidente c'è questa idea anche sulla salute fisica in generale: appena abbiamo qualche disturbo, correre dal medico. Moltissimi disturbi, più o meno anche fastidiosi, ma essere un minimo di conoscenza anche a livello di tradizioni locali per risolvere. Cioè c'è poca fiducia sulla capacità della singola persona. Non siamo abituati. Sì, siamo abituati a delegare sempre agli altri. Cioè è tutto frammentato, c'è il medico che pensa a quello, poi c'è il medico che pensa a quest'altro, poi c'è tutto frammentato. C'è la persona, un'entità intera fatta di tante cose, un organismo complesso. E questa visione appunto olistica, che è un classico di culture orientali, qui in Occidente purtroppo si è persa. Si fa fatica, è vero. E ai nostri colleghi diciamo che io sento spesso questa affermazione del tipo: allora, se un ospite è intollerante o ha un'allergia alimentare, poverino, è nostro dovere fare qualcosa. Se è vegano, piuttosto vegetariano, o comunque segue una religione particolare, è malato, e quindi c'è, cioè, per la serie sono più cavoli suoi, detto proprio qua le parate. Esatto, so che si portasse dietro le sue cose. Questo tipo di mentalità, cosa ne pensi e cosa potresti dire, anche perché dicono è più una moda ormai, no? Quindi non è una vera esigenza, è un po' come le scarpe del momento, piuttosto che... Quindi moda o maggiore consapevolezza, la mia domanda? In realtà chi appena appena si informa, si sta cercando di capire come vanno le cose, la realtà è evidente, cioè non è una moda, perché la voce che sta girando sul fatto della moda, anche questa, è solo un modo per difendersi da un cambiamento che in realtà è in atto,
che arriva dal basso e che è un cambiamento inarrestabile e profondo. La parte sì più fashion, più glamour c'è sicuramente ed è spesso quella a cui si attaccano i media o i sistemi di comunicazione, quelli più superficiali, ma quello è un canale di comunicazione che fa vedere solo una goccia nel mare, sotto c'è il resto. Della moda forse c'è qualcosina, ma tutto il resto è realtà ed è un grosso cambiamento. Quindi indipendentemente da quello che si dice, che si vuole passare o che si vuole mostrare, il cambiamento andrà avanti senza problemi, anche, anche se non avrai consensi, anche se ci vorrà tempo. È una cosa che succede, che è destinata ad accadere, perché è un cambiamento necessario, è necessario per tanti punti di vista. Ovviamente la persona non è obbligata a seguire questo cambiamento, però io mi auguro e auspico che le persone cerchino di approfondire e di capire cosa realmente c'è e che c'è una realtà diversa da quella che comunemente ci viene fatta vedere. C'è qualcosa, non fermarsi a dire che quello è sempre un fiscale, quello perché non si sta a casa sua, si prepara le sue cosine, perché questo viene a farmi questi discorsi, che noia, che si... C'è poi anche chi, io non dico che i vegani o chi è intollerante sono tutti simpatici, bravi, intelligenti, ogni persona è fatta a modo suo, quindi poi spesso succede che chi pesta più vede e chi è più aggressivo prevale di più e rimane più in vista, ma non vuol dire che se uno è più aggressivo si mostra di più, sta dando un messaggio più giusto di altri, perché la stragrande maggioranza di chi ha cambiato alimentazione lancia dei messaggi discreti e nel modo giusto, cerca di comunicare nel modo giusto, e questo modo giusto, essendo anche rispettoso, spesso è quello più meno in vista come canale di comunicazione, come messaggio che passa, molto più discreto, molto più sotto le righe. Infatti il tuo modo di presentare, visto che insomma ti ho seguita questi giorni, quando presenti i piatti, quando parli della cucina vegetariana, vegana o peruvista addirittura, quindi un tipo di comunicazione di una chef diciamo normale, senza appunto andare a inferire su alcuni temi scottanti, e quindi questo possiamo dire magari può essere un modo vincente per far avvicinare le persone a questo tipo di cucina, di alimentazione? Sì, è quello che penso che vorrei anch'io, se ci tornassi indietro nel tempo e partissi da zero, se stessi ancora mangiando tutti i giorni la carne e il formaggio, non gradirei che un'altra persona venisse da me a guardarmi in piatto e dirmi: lo sai che stai mangiando un animale morto, lo sai che è una questione di mattatoio, lo sai che... Perché chi in quel momento hai davanti, giustamente fa sentire sulle difensive. Tutto, la realtà che c'è dietro, prima o poi una persona se viene invogliata in senso positivo mangiando cose buone, gradevoli, se sta meglio mangiando quello che ha nel piatto, poi dopo comincerà a chiedersi: ma oltre a questi benefici che io ho nel vedere, nell'assaggiare e nella salute, mangiando così, che altri benefici mi dà? Che cosa comporta comprare e mangiare in questo modo? Pian piano allarga la visuale e capisce anche che dietro c'è un grosso cambiamento che poi segue a livello ambientale, a livello di inquinamento, di rispetto delle risorse. Le cose arrivano dopo, per gradi di consapevolezza. Ovviamente prima si parte dal grado la stragrande maggioranza delle persone, parte da un livello più egoistico, più personale, più di piacere personale, com'è giusto che sia. Il cibo prima di tutto è piacere, piacere personale, è senso di comfort, ricordi familiari, quindi tutto un aspetto di una sfera personale intoccabile, cioè andare a toccare la sfera personale di una persona è una cosa delicatissima, per quello che l'approccio deve essere molto delicato, molto rispettoso. Dal punto di vista business, che messaggio possiamo dare ai colleghi che vogliono andare in questa direzione e sono un po' titubanti? Quello di cercare di introdurre gradualmente qualcosa, qualche proposta vegana, cercare di approfondire in maniera seria, non volendola affrontare solo perché va di moda e allora sei obbligato a presentare qualcosa di vegano, di capire realmente come vanno fatte queste proposte, imparare a farle bene e dare la stessa passione, lo stesso impegno nel preparare e presentare i menù proposte dedicate, lo stesso impegno che si dà agli altri menù e alle altre persone, cioè il livello
per quanto riguarda la differenza tra la cucina vegana e quella crudista, molti non sanno nemmeno cosa significa la cucina crudista, quindi vuoi raccontarci un po' questo tipo di differenza? Allora, una differenza enorme è che nel crudismo tutto ciò che si prepara non deve essere mai cotto, cioè non deve essere sottoposto a fonti di calore al di sopra dei 40-45 gradi. Questo perché la temperatura dei 40 gradi è quella al di sopra della quale le forme vitali, molti batteri o altri sostanze attive o anche nutrizionali cominciano a degradarsi. Per cui il crudismo fa molta attenzione all'aspetto salutistico e nutrizionale da questo punto di vista. Non cuocere poi non vuol dire che ci tocca mangiare tagliato così com'è mangiato direttamente, perché ci sono tante tecniche alternative e molto interessanti che si possono utilizzare. Si parte dalla germinazione, la fermentazione, che è una delle tecniche sono più interessanti in assoluto, l'essiccazione, la marinatura, quindi sono tutte tecniche che permettono il cambiamento delle consistenze, delle preparazioni, anche la conservabilità. L'essiccazione e la fermentazione sono due tecniche che sono nate come tecniche di conservazione. Nessuno le chiamava crudiste, però esistono da sempre pure quelle. Facci pure degli esempi dei piatti che prepari tu, magari non so, un esempio di piatto vegano, uno di piatto crudista, che sia dolce o primo, quello che preferisci, insomma. Perché la gente magari ha l'idea che la cucina crudista sia semplicemente insalata, qualcosa di crudo e via, insomma. Nella cucina crudista, ad esempio, la pasticceria e i dolci raggiungono dei livelli, secondo me, di qualità altissimi. Confermo. Quindi io consiglio caldamente a chi volesse cominciare ad assaggiare qualcosa di crudista ad assaggiare partendo dai dolci, e allora già lì gli si apre un mondo. Poi appunto dicevo anche tutta la parte degli essiccati, i cracker, tutti gli snack, il crudismo anche lì è molto interessante, quindi si passa dagli snack a base di foglie di cavolo riccio. Sono cose molto sfiziose, molto accattivanti dal punto di vista del gusto e anche molto nutrienti e nutritive. Poi chi volesse scoprire un po' più a fondo e anche cominciare a voler fare dei pasti interi completamente crudisti, allora lì c'è proprio un mondo. Lì è un po' più articolata la cosa, poi dipende se uno vuole o ama mangiare in maniera frugale. Il crudismo frugale è il più semplice in assoluto, cioè frutta e verdura, non per forza ma un'insalata di foglia verde, anche quando parliamo di insalata c'è un mondo. Cioè comunque non si muore di fame, diamo questo messaggio. No, anzi, cioè una delle cucine che trovo più ricche in assoluto, veramente, rischia anche di essere sopra nutrienti. Troppo energetico, esatto. Proprio perché ci sono, uno quando allarga la visuale comincia a introdurre degli alimenti che mangiando, tra virgolette, in maniera convenzionale non includerebbe mai, ad esempio, la frutta secca. Nella cucina convenzionale le noci, le mandorle così si riservano all'aperitivo, allo snack o al periodo natalizio in cui di solito si mangia. Nella cucina crudista diventano la base con la quale condire i propri piatti, sia nella forma d'olio naturale, sia facendoli addirittura germinare, sia frullandoli, facendoli fermentare, quindi diventano ingredienti di base molto importanti, da un risultato anche dei prodotti altamente nutrienti e anche appagati, ovviamente. Esatto. Io ieri tra l'altro ho assaggiato il tiramisù crudista che hai fatto, vegano e crudista, buonissimo, eccezionale, e poi anche insomma al laboratorio, dillo tu che cos'hai preparato, e utilizzando anche le tue reminiscenze di architetto, no? Per esporre il piatto in un certo modo. Raccontaci pure anche di questo. Sì, io vi porto dietro un interesse per i colori, per le forme, per l'armonia di quello che mi trovo davanti, sicuramente legato alla mia formazione, anche se io ho sempre amato disegnare. L'aspetto artistico a me è sempre piaciuto anche prima di decidere di diventare architetto. Mi è sempre piaciuto anche osservare quello che di bello trovo nella natura. Sembra un discorso così, un solito discorso fatto, ma io sono sempre stata sensibile proprio all'estetica del terreno, proprio il bello classico. Io sono legata molto al bello classico, alla piacevolezza.
legate, fondamentale direi, l'aspetto gustativo sono strettamente legate, poi anche quello olfattivo, infatti sapore, gusto e presentazione secondo me possono essere le tre parole chiave che possono un po' racchiudere il tuo operato, insomma, da quello che ho visto. Sì, ecco, sì, è sempre la base da cui parto e l'arrivo a cui io mi... Esatto, a proposito di questo, Daniela, ti chiedo, siccome nel mondo ristorativo vegano purtroppo c'è un po', e anche per mia esperienza diretta, c'è questa visione quando si entra in un ristorante che si ha si sente la freddezza, insomma, del locale quando si entra o delle persone che vi lavorano dentro, e questo appunto ha portato magari ad allontanare, ad avere una visione della cucina, del mondo dei ristoranti vegani un po' negativa purtroppo, e nonostante io conosca e apprezzi e mangio tantissimo, insomma, in modo vegano, che poi la cucina italiana è fondamentalmente di base vegetale, esatto, insomma, vegetariana, quindi esatto, quindi esatto, esatto, semplice pasta pomodoro, no? Se voglio dire, un basilico, anche le paste con legumi, esatto, quindi esatto, ecco, come mai secondo te a livello imprenditoriale ristoranti o posti vegani, dalla presentazione del luogo all'esperienza che si fa all'interno, non è all'altezza magari di posti più convenzionali? Allora, a livello già numerico si sta parlando già di una nicchia, per cui mentre per quanto riguarda la ristorazione medio-alta, che include tutti gli ingredienti, quindi il pesce, la carne, i formaggi, c'è un numero talmente grande che nel numero grande una buona parte fa attenzione anche all'aspetto della presentazione, dell'ambientazione e della comunicazione. Purtroppo quando l'ambito si restringe, quindi diventa un ambito di nicchia, i numeri si riducono, e in questo numero ridotto ancora meno sono quelli che hanno la capacità e la preparazione, perché qui si parla di preparazione. È un ambito, quello dell'imparare a comunicare, non solo perché il fatto del piatto vegano allora esaurisce in sé tutte le necessità nutrizionali, va bene così, eticamente corretto, quindi si deve andare bene così. Bisogna comunicarlo il piatto, bisogna farlo piacere, bisogna che l'ambito sia, che l'attenzione venga data il rispetto che si dà a un piatto non vegano in un ristorante non vegano. È giusto dedicare e dare quella piacevolezza che si darebbe a un piatto non vegano. Certo. Bisogna, secondo me manca la preparazione professionale, quella che forse attraverso le gavette nei ristoranti si acquisisce, no? Quella, il grado di sensibilità. Siccome molti ristoratori vegani partono da zero, non hanno una gavetta della ristorazione con una preparazione alla bandiera, secondo me manca un po' quel tipo di preparazione. Delle basi, diciamo. Le basi. Certo. Uno rielabora tutto, però manca la base, e forse c'è la presunzione di pensare che appunto per il fatto che tu eticamente stai facendo una cosa buona, sei a posto così. Sei esentato dall'occuparti dall'avere altre attenzioni che invece sono fondamentali nel campo. I famosi cinque sensi per sorprendere, esatto, l'ospite, cioè, no? Un conto è quando uno consuma a casa sua a livello di maestro, certo, quando si entra a livello professionale nella ristorazione. Certo. Daniele, te invece come turista, diciamo, come viaggiatrice, che so che hai viaggiato anche tanto, contaci delle tue difficoltà magari quando devi prenotare un albergo, un ristorante, quindi in quanto vegana, perché per la mia esperienza sul campo di diversi anni si fa un po' fatica a fare outing alimentare, lo chiamo io, no? E che poi infatti mi ritrovo chef o albergatori che mi dicono vabbè, ma per quella volta che magari è vegano, ma in realtà non mi ha mai detto nessuno che è vegano, quindi per me non c'è clientela, non c'è nicchia, no, di mercato. E da questo punto di vista qua, tu invece come ti comporti? Qual è la tua esperienza? Come ti trattano o come sei stata trattata? Dipende dalle volte, perché certe volte quando ho le energie per farlo io dico, insomma, comincio a parlare, descrivo la mia situazione, cerco di far capire che mi piacerebbe mangiare possibilmente a base, cioè ci faccio un giro all'altro, esatto, cerco di non usare la parola vegana. Ok. Senti, ascolta, io vorrei sapere se c'è qualcosa a base vegetale, magari senza formaggio, senza questo, senza quello. Cerco di tastare il terreno. Dopo, a seconda di com'è la reazione, vedo un po', dico, va bene, dai, dammi questa zuppa, magari non metterci sul formaggio, si può non mangiare.
dipende dalle volte, cioè cerco di non essere mai brutale, dire guarda io proprio non mangio, con contatto, e poi appunto dipende da chi mi trovo davanti. Qual è il fatto di fiducia che deve scattare? Quando è che ti senti sicura o comunque compresa dall'altra parte? Non lo so, dipende proprio da più davanti, dal volto, dalle espressioni, da come certo, vedo sì, che capisce quello che sto dicendo, certo, però certe volte mi rendo anche conto che la persona forse non sta esatto, capendo. Te ne rendi conto, esatto. Sì, sì, allora lì mollo la spugna, dico guarda, cioè, mangio anche non vegano certe sì, volte, cioè, lo dico, non è che io non salto il pasto se non trovo qualcosa di non vegano. È il primo bisogno primario dell'uomo, la nutrizione. Ma vuoi raccontarci sia un aneddoto magari un po' diciamo spiacevole di come ti hanno trattato, invece poi uno del tipo oh wow, capiscono di cosa stiamo parlando, no? Quindi raccontaci entrambi i lati. Partiamo con quello spiacevole, diciamo. Ma reazioni così? Sai che non me ne sono mai capitato. No, così sì, memoria non. Okay. Cioè reazioni così. Non so, qualcuno che ti ha fatto una faccia per essere oddio questa cosa mangia, piuttosto che... No, perché secondo me nicchiano, fanno finta di... O qualcuno che ti ha portato un piatto sbagliato e poi è ritornato indietro e te l'ha riportato giusto? Capitato questo? Allora, piatto sbagliato che però io non ho fatto riportare indietro, sì, perché quel punto certe volte mi sento in colpa e dico, vabbè, non so, cioè veramente proprio, okay, vengo presa per esaurimento, okay, e non voglio, siccome non vuoi dare fastidio più di tanto, sono molto puntigliosa, ho paura di diventarlo troppo, perché certe volte invece... Sì, vado nei ristoranti, certe volte sì, divento anche, comincio ad evitare il menù, comincio a chiedere scusa, questo contiene questa cosa qua, un attimo vado a chiedere la cibo. Passa parola. Però comincio a, ma si potrebbe avere questo senza quest'altra cosa qua, certe volte sono anche un po' insistente, però non lo faccio spesso, lo faccio e devo dire che alcune volte la risposta è positiva, altre volte proprio mi sono capitate del tipo che volevo sapere se un piatto conteneva glutammato, perché non sto dicendo vegano, sto dicendo glutammato, quindi il dado, se c'era dentro del dado, non sono riuscita a capirlo, cioè sono andati in cucina, non sapevano di cosa stesse parlando, ma non ho detto glutammato. Può capitare, troppo insieme. Ok, vabbè. Che poi ci sono delle persone vegane, ma anche con altre intolleranze, che dicono di essere allergiche a qualcosa proprio per evitare, così almeno stai attento. Infatti, quello che sto dicendo, okay, in quell'occasione in cui parlavo di glutammato, proprio perché non volevo che si spaventassero in modo da darti un'informazione sicura, da precisa. Io ho detto che ero intollerante, avrei avuto una reazione mangiando glutammato, però nonostante quello non si ah vabbè, c'è provato. Invece qualcosa di positivo, quindi quando c'è stato l'effetto wow nei tuoi confronti, quando ti hanno conquistata? Quindi hanno superato le tue aspettative, diciamo. Fammi pensare, aspetta. Vabbè, la cosa che... Magari non in un posto vegano, però. Magari non in un posto vegano. No, infatti, okay, il ristorante Ratanà, qui a Milano, che è un ristorante notoriamente famoso per i risotti. E poi fa spesso anche piatti di carne, però lo chef ha una cultura alimentare proprio profondissima, lui ha un'attenzione maniacale nella provenienza delle materie prime, ha un rapporto diretto con tutti i suoi produttori, fornitori, cioè è una persona di una profondità proprio non comune. Tant'è vero che nel 2013 avevo fatto una cena in collaborazione con lui, una cena vegana. Prima nel 2013, poi anche nel 2015, cena vegana con lui, e lui si è prestato, abbiamo fatto un menù insieme, lui ha presentato quella sera dei piatti vegani. Un'altra volta io sono andata come cliente, non me l'avevo neanche detto, e mi ha dedicato tutto il pranzo portandomi lui i piatti che vengono, cioè rielaborati, ha fatto tutto lui, mi ha fatto fare un pranzo vegano, secondo me buonissimo, buonissimo. Utilizzando quello che avevo in cucina, cioè quello secondo me è il talento del cuoco, ma anche la passione che ha, il rispetto per la persona, e questo è l'atteggiamento giusto. Certo. È logico che ci vuole uno sforzo, cioè avere un'abitudine nuova ogni tanto, così, ok, poi non so se
me lui è talmente geniale e capace che non gli è costato neanche così tanto sforzo. Però qual è l'atteggiamento veramente che mi ha lasciato? Cioè, io se capisco che d'altra parte c'è una persona così rispettosa, veramente mi porta una cima di roba saltata, per me è tutto un cielo. Bene, e infine, per quanto riguarda la colazione, quindi parlando di un commercial breakfast, cosa ti piacerebbe trovare sul buffet di una colazione quando vai negli alberghi? Io... Non per accontentare, proprio cosa no. Ti piace, come se avessi la bacchetta magica e potessi chiedere quello che vuoi. Allora, mi piacerebbe trovare un buffet con delle proposte sia dolci che salate, nel senso, se trovassi anche delle zuppe non pesanti o dei piatti salati, non sto parlando di una colazione all'americana che presenta un pseudo bacon vegano, perché lì no, ma un piatto, perché io interpreto la colazione come un pasto come gli altri, quindi io non faccio sempre colazione perché tendo a mangiare tardi di sera, per cui il mattino non ho particolarmente fame, ma in quei casi, in quei periodi della vita in cui mi sveglio presto o vado a dormire presto, quindi mangio presto, verso le 8 ho fame, io molto molto volentieri faccio un pasto e quindi gradirei una colazione vegana che presentasse anche delle alternative non necessariamente dolci, cioè non un carico esagerato di carboidrati, solo marmellata, solo roba dolce, solo brioche vegane, ma un buon pane integrale o una crema di verdure, una vellutata di zucchero, non so, qualcosa che non tracondito non con un soffritto d'aglio magari in colazione, un po' il pasto salato ne ha di proposte, cioè anche piacevoli per uno che apre gli occhi un mattino presto, che non necessariamente fanno un'ora della giornata. Quindi non è che i vegani al mattino, come si pensa in questo settore qui, mangiano frutta e insalata? Non solo, nel senso che... No, ma dire, essere vegano vuol dire poter dire qualsiasi cosa. Io stesso passo dei periodi anche lunghi, o non faccio colazione, o la colazione la faccio solo con la frutta. Cioè, periodi appunto in cui voglio rimanere molto leggera, voglio rimanere molto lucida, ho bisogno di fare dei lavori di concentrazione, così mangiare frutta per me è l'ideale. Se so che devo fare un lavoro duro, stare all'aperto così, una bella zuppa mi farebbe parecchio piacere, anche una pasta e fagioli, okay, magari in inverno, però non c'è una regola fissa, veramente dipende tanto dalle abitudini, dalla formazione, dal lavoro, un po' di fantasia, quindi fondamentalmente sì, no, ma quindi... c'è molta libertà nell'alimentazione, cioè, e a livello di beveraggio, scusami, da bere? Cosa consigli negli alberghi? Ci si apre veramente, a parte tutti i tè, che non vuol dire solo il tè verde, anche per esempio dei tè verdi ce ne sono talmente tante varietà, ma poi anche le tisane, gli infusi, le bevande fermentate che sono una nuova frontiera, adesso cominciano ad esserci anche produttori a livello europeo, bevande fermentate che poi bevute a colazione sono messo l'ideale. Non so se tu conosci la kombucha. È un tè fermentato con un fungo, quindi il sapore è leggermente acidino, può essere anche leggermente frizzante, spesso viene addolcito, ingentilito con dei succhi di verdura, di frutta, ad esempio con del succo d'arancia, la bevanda finale che ottiene è molto molto simile a un'aranciata, ma qui si parla di un altro pianeta, nel senso che stai vivendo un alimento vivo, è come noi. Qui siamo già a livelli alti, sì, no? Vabbè, sì. Ci sono dei fornitori, ti certo, ripeto, che vendono la kombucha già fatta, certo, quindi sì, tu il ristoratore puoi anche comprarla. E a livello di succhi, da questo punto di vista, cosa ci puoi dire? Io consiglierei, è sempre un paradosso, ma molto quindi, molto caldamente, estratti mix, non solo frutta, anche se frutta ovviamente vai a colpo sicuro, perché la centrifuga, l'estratto di frutta tende a essere troppo ricca di zuccheri semplici, anche per la colazione, un mix frutta e verdura, anche mela sedano carota, sono degli abbinamenti comunque molto dolci, oppure il finocchio che hanno delle potenzialità estratte.